Apriamo la pagina della pallavolo, questa volta con la brillante vittoria in trasferta per le ragazze di Corso Ruscigni ad Albissola contro l'Albissola Pallavolo. È servito il tie break per avere la meglio su una squadra, quella ligure Maidoma, e 2-3 il risultato finale con i parziali di 31-29, 17-25, 28-26, 20-25 e 11-15. Tutto si è deciso al tie break. Acrobatica Alessandria è partita bene 3-0, ma veniva raggiunta sul 4 pari. Poi riusciva ad allungare fino al più 4, ma le ligure si rifacevano sotto e recuperavano fino al 9-8. Soriani e compagne riuscivano comunque a resistere e a portarsi nuovamente in vantaggio di 4 punti, 12-8, e chiudevano una lunghissima gara durata più di 2 ore sul 15-11. In campo maschile invece è andata male per la Negrini di Aquitem, che si è fermata a San Donà di Piave perdendo per 3-1 e rimane a quota 12 nella classifica generale. Il team Veneto si conferma invece capolista a quota 18 a pari merito con Gabbiano Mantova in questa settima giornata di campionato. Eppure i termali erano partiti forte e l'inizio del primo set avrebbe fatto pensare ad un esito diverso del match. Invece poi i veneti sono riusciti a recuperare combattendo punto su punto. Gli uomini di Rizzo poi riuscivano a reagire nel secondo set, ma nel proseguo della partita non riuscivano a contenere l'esuberanza dei veneti e, complice qualche errore di troppo da parte degli ospiti, si aggiudicavano il match.